siamo a Carrù, nel cuore della Langa, oggi patrimonio dell'UNESCO, quindi una dichiarazione d'amore importante da parte dell'umanità al nostro territorio. Territorio che in questo caso ha una banca di riferimento, cioè la BAM, la Banca Alpi Marittime, il Credito Cooperativo di Carrù. Qui abbiamo Paola che arriva dall'ufficio crediti e oggi ci prepara una ricetta. Bene. Ma insieme a chi? Insieme a un maestro della letteratura gastronomica del territorio, cioè il nostro Beppe del Vascello d'Oro. E sì, perché oggi andiamo a capire, anzi a carpire una pagina importante. E vediamo che le colazioni all'americana hanno nulla di nuovo rispetto a quelle che facevano i nostri contadini. Certo. Noi vediamo un piatto in questo momento che è una ricetta esclusiva di Beppe del Vascello d'Oro che riprende proprio una ricetta tradizionale, il modo di fare colazione della gente di campagna. Certo. Assolutamente, questo è un piatto antico, anche se poi diciamo fatto quasi esclusivamente da me, ma è un piatto che risale alla storia, alla nobiltà, si chiama la vera frase insalata degli antichi stallaggi, o veramente poi vedrete nella preparazione è un'insalata dei bolliti, ma si dice degli antichi stallaggi perché è un'insalata che veniva fatta a rientro da caccia a cavallo nelle case nobili in tarda mattinata dopo aver galoppato con questi bei pezzi di sostanze, di struttura, conditi con opportuni condimenti, in maniera che diventasse un piatto bello ricco, bello appetitoso e come si dice in piemontese, che sganassa, che stuzzica l'appetito. E c'è anche un'altra cosa che sganassa, cioè sì. Il credito. Una buona colazione per un'impresa è a posto tutto il giorno, vero Paola? Allora, che cosa hanno bisogno, ma non solo le imprese, le famiglie, i giovani, in generale chi vive il territorio, ha bisogno di fare una buona colazione. E la BAM che colazione offre? La BAM è a disposizione per qualsiasi colazione il cliente, il giovane, impresa ha bisogno, vuole. In questo periodo di crisi, un periodo storico di crisi incredibile, la BAM, anziché come fanno parecchi altri istituti di credito, non erogare più credito, noi continuiamo a erogare, siamo vicini alle famiglie, siamo vicini alle giovani famiglie, siamo vicini alle imprese. E con prodotti a loro dedicati, a loro studiati, per esempio possiamo citare il nostro mutuo per le nostre giovani famiglie che arriva fino a 40 anni e quindi una rata più piccola perché è più lunga nel tempo, con rata concordata all'inizio, così anche con il mutare delle condizioni economiche del mercato. I giovani non hanno sorprese. Allora iniziamo, avventuriamoci in questa insalata che come battezziamo in modo più rapido? Insalata dei bolliti. Insalata dei bolliti. Dei bolliti e del bue di Carrù. Questa è una ricetta che gode di riflesso del patrimonio UNESCO. Quindi bene. Una ricetta UNESCO. Molto bene. Allora molto Beppe, guidiamo la nostra Paola direttamente sì. Dall'ufficio crediti per questa colazione bene. Al credito. Oh, okay. Così ci uniamo le forze. Insegnami. Iniziamo con questa carne già preparata anticipatamente, ma sono le carni dei vari pezzi del bollito, per cui la scaramella, la punta di petto, la lingua, il cotechino, il pezzo di testina, tutto quanto, e ne mettiamo una dose, direi, due o tre volte quanto già hai messo. Facciamo un piatto un pochettino ricco. Esatto. Questa può sembrare anche un po' un'insalata nei nervetti, ma è diversa perché è un po' più morbida. Aggiungiamo un po' di salame cotto, che è uno dei componenti sempre dei bolliti o comunque, sì, va bene così, perfetto. Ancora due pezzettini di salame cotto e poi facciamo un passaggio con le verdure scottate, la cipolla. Insomma, io vorrei ricordare che sì. A Carrù dire bue sì. Grasso, quindi parlare sì. Delle parti sì. Del bue sì. È quasi una, un pezzettino, sì. Una parola sacra. È una chiave, è una chiave è di una apertura. Di lettura del territorio. Sì, sì. E poi andiamo avanti con le zucchine, poi magari proseguo appunto con le patate, è sempre più o meno nella dose, sì, anche due pezzettini ancora di zucchino perché il verde spicca, oltre a essere anche di appetito, i piatti devono sempre avere una questione anche di occhio. L'occhio vuole la sua parte sempre. E in questo caso la ricchezza anche di ingredienti, in una sì. Ricetta tutto sommato sì. Molto semplice, sì, va a evidenziare quello che succede sul territorio. Certo. E Beppe ce lo insegna perché Beppe sì. Da 18 anni è presidente dell'associazione sì. Commercianti, sì. Quindi in questo senso il bue grasso gravita e crea, diciamo, crea olio, certo. Crea indotto sì, esatto. Per altre categorie di imprese. È un ingranaggio che funziona molto.
molto bene. La presidenza mia da 18 anni appunto a Caruma, essendo imprenditore ristorativo, c'è un assemblaggio, e mi permetto di parlare dell'istituto di Credirom, certo, perché siamo qua per dare spunto a tutte queste grandi e belle cose. È un momento, diciamo, interessante, perché il gusto in bocca, il gusto di pensare a un positivo è qualcosa che noi, crediamo, e che io per l'associazione commercianti da 18 anni sponsorizzo. Quindi Beppe, oggi parliamo di una ricetta che esalta il gusto degli investimenti. E Paola, prendere gusto a fare gli investimenti, qualora ci sia insomma un fondamento dietro, certo, è un elemento fondamentale e vitale non solo per la singola impresa o per la famiglia, ma per tutto il territorio. Certamente, certamente. Aiutare tutte le imprese, a loro volta vengono aiutate tutte. Non è solo l'aiuto alla singola, perché poi è un indotto che si crea, e quindi tutta l'economia del luogo, della nostra provincia, ne trova beneficio. Quindi noi abbiamo qui rappresentato questo indotto positivo, adesso lo andiamo a condire. Certo, ok. Certo. Allora Beppe, come facciamo? Andiamo a dare l'entusiasmo. L'entusiasmo. L'entusiasmo al piatto. Giustamente. Lo condiamo semplicemente, io ti faccio proprio prendere a te. Vai Paola. Mettiamo un po' di sale. Sì. Benissimo, poi andiamo con un tac di pepe nero, questo è un robusto, bene così. Funzioniamo con l'olio extravergine, discretamente. Della vicina Liguria. Ancora un pochettino, sempre centrale, e poi mettiamo un cucchiaio da minestra di aceto di vino rosso, che non ha alterazioni al gusto, ma solo l'acidità giusta del vino invecchiato. Ecco qua. Diamo una da sotto a sopra una mescolata, dove vengono a vedersi, diciamo, i vari prodotti, capendo appunto che l'appetito viene mangiando, ma diciamo che quando poi vedi un piatto che ti dà appetito viene anche prima di l'appetito iniziare a mangiare. L'appetito viene guardando anche prima senza di mangiare. Iniziare a mangiare. Se vogliamo concludere, ma è già evidente, ma se vogliamo metterlo dentro un piatto dove, come se lo portassimo, certo, di lo fronte, impiattiamo di fronte degnamente, perché all'ospite. Una bella idea, come una buona, sì, idea imprenditoriale, va confezionata, sì, bene, ma bisogna curare. Sì, perché sì, tanto sì, oggi è semplicemente oggi come se te lo mettessi nel piatto per gustartelo, e, diciamo, in proporzioni ricche, ammesso che se parlo di me per le proporzioni ricche dovresti esagerare, però perché amo mangiare, amo la cucina, motivo per il quale sono qua ormai da 32 anni. E visto che Beppe è molto giovane, ce lo stava dicendo, noi vogliamo lanciare un messaggio di entusiasmo, questo condimento di entusiasmo verso i giovani, perché insomma oggi i giovani ereditano ricette non facili di economia. Allora, che cosa fa la BAM per i giovani, Paola? La BAM per i giovani ha gli sportelli aperti a disposizione, qualsiasi esigenza noi la studiamo con loro. Prima ho parlato del mutuo per comprare la prima casa, ma anche il finanziamento per acquistare la macchina, finanziamento per gli studi, per agevolarli negli studi. Quindi vicini proprio nelle scelte di ogni giorno. Assolutamente. Ma fate ancora di più, perché addirittura la vostra sede ha uno spazio per i giovani. Assolutamente. Presso la nostra filiale di Mondo Vibreo c'è proprio uno spazio giovani, un locale a loro dedicato, possono entrare quando vogliono, c'è una rete wifi gratis per loro, c'è un distributore di snack per qualsiasi esigenza, libri, un locale dove possono riunirsi, studiare nell'attesa di tornare a casa. Ecco, è un piccolo luogo a loro dedicato per qualsiasi quindi uno spazio esigenza. A misura di giovani, così come questa ricetta è a misura di territorio, un territorio che ancora crede, ancora entusiasmo e ancora credito. Certo, perché? Sempre. Perché c'è la BAM. Perché c'è la BAM, la banca più marittima, 20 filiali a disposizione di tutti i clienti. La banca che sorride. Sempre. La banca.